E quindi a tal proposito, vi ricordo appunto di mantenere le distanze, di tenere bene la mascherina, insomma, affinché tutto possa scorrere nella maniera migliore. E detto questo, dobbiamo comunque gioire, festeggiare, perché è sempre veramente motivo di festa, un battesimo. Sicuramente in cielo c'è una grande festa per te, Imma, e anche se noi purtroppo non possiamo festeggiare come avremmo voluto, penso che l'emozione, insomma, si vede, traspare dai nostri sguardi e dalla gioia di poterti abbracciare, non fisicamente, diciamo, ma tu sai quanto ti vogliamo bene, quindi senti i nostri abbracci anche se un po' a distanza. E vogliamo quindi vivere appunto questo momento di festa, preparandoci anche noi a stare alla presenza del nostro Signore. Signore, il tuo nome, perché tu oggi ci hai chiamati qui per poter festeggiare, Signore, per poter gioire di un'anima che ha scelto di vivere la sua vita secondo la tua parola, accettando la tua grazia. Grazie, Signore, per questi momenti. Grazie, Signore, perché ci chiami ancora a te e grazie perché ci sono ancora dei cuori pronti ad ascoltarti e a rispondere al tuo appello. E così come hai toccato il cuore di Imma, Signore, ti chiediamo ancora una volta di toccare il cuore nostro, Signore, il cuore di ognuno di noi, di tutte le persone che ci sono e di quanti ancora ci sono.